niente. Allora, chiediamo che logicamente vengano pagate le imprese, sbloccano questi pagamenti, perché logicamente se l'impresa arriva a subire, anche noi operai subiamo tutto. L'inflazione sta crescendo man mano, la spesa diventa sempre più cara e se perdiamo il posto di lavoro che abbiamo cercato di mantenercelo, così siamo in mezzo alla strada tutti. Cioè l'inflazione aumenta sempre di più, la povertà va sempre a aumentare. Io la penso così. Certo, dal punto di vista anche di quello che vi aspettate questa mattina, sarete probabilmente ricevuti o in prefettura o in regione, vi hanno detto qualcosa, il governo, cioè rispetto a quello che succede al governo, la regione come si sta muovendo con voi? Allora, su questo campo ancora non abbiamo avuto nessun tipo di risposta fino a stamattina, infatti siamo qua a manifestare per cercare di ottenere qualche cosa, perché ripeto, non è solo per l'impresa ma è anche per noi, per la nostra tutela operatoria, per gli operai, quindi speriamo che a più presto il governo o lo Stato si metta in carreggiata di poter andare avanti, faccia andare avanti.